Un altro progetto strategico nell'area del Terabit sarà MIT Faber, Giulio Selvaggi, eccolo qua. Lui è sismologo, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, già direttore del Centro Nazionale Terremoti, coordinatore scientifico del progetto MIT, dedicato al rafforzamento e l'implementazione della rete scientifica osservativa per le geoscienze. Naturalmente, un'altra realtà che avrà una, come dire, propulsione significativa nell'ambito del nuovo progetto Terabit. Sì, grazie a tutti e buongiorno, insomma, è un intervento secondo me mi fa molto piacere fare in questa sede. È importante per noi essere qui in Sardegna, visto le onde gravitazionali sono qualcosa di veramente eccezionale, meraviglioso, un mondo bellissimo, ma il mio istituto si occupa di quello che succede sotto i nostri piedi, e sotto i nostri piedi succede tantissimo. Siamo tra i paesi, diciamo, del Mediterraneo, poi uno dei più attivi. Terremoti, vulcani caratterizzano il nostro territorio e purtroppo caratterizzano anche in modo drammatico. Questo vuol dire che abbiamo bisogno effettivamente, come ne ha detto prima, anche di una buona connettività e calcolo per dare un servizio più veloce e efficiente alla società per quanto riguarda la nostra rapidità con cui possiamo gestire e trasmettere, diciamo, le situazioni di emergenza che purtroppo si ripetono sul nostro paese. Noi con questo progetto, si chiama MIT, monitoraggio, diciamo, dell'evoluzione della tettonica del nostro pianeta, facciamo un focus ovviamente sull'Italia, abbiamo un obiettivo ben preciso, cioè sviluppiamo quelle infrastrutture di ricerca che sono uno degli anelli fondamentali, costituiscono questi tre anelli del calcolo, la connettività, ma noi ci occupiamo della produzione del dato. Questo è veramente il punto centrale del nostro obiettivo. Quindi con questo progetto vogliamo fare una ristrutturazione completa e affrontare nuove iniziative per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti scientifici. Qui abbiamo posto tre obiettivi fondamentali, diciamo, di rinnovamento della nostra offerta scientifica, chiamiamolo così, perché abbiamo delle grandi reti di gestione per quanto riguarda terremoti, reti sismiche, reti geodetiche, reti idrogeochimiche, sono una nuova attività del nostro istituto. Abbiamo centinaia, se non migliaia, di strumenti sul territorio, e questi strumenti devono essere rinnovati. Sono strumenti che abbiamo messo nei primi anni 2000, e l'occasione del PNRR di mettere allo stato dell'arte la nostra offerta scientifica che diamo alla comunità scientifica. In più abbiamo delle iniziative nuove, particolari, a mio avviso molto belle. Una in particolare sullo sviluppo di due osservatori naturali, uno ne parleremo dopo, è quello di Sossenatos, appunto, vedete la figura delle miniere lì sotto, e l'altro invece è un osservatorio vulcanologico, si chiama l'osservatorio Pizzi de Neri, sta sull'Etna, è il più alto d'Europa, siamo a 2800 metri, un unico in Europa assolutamente. È una struttura molto particolare, è stata progettata da un architetto italiano, Dante Bini, ancora esistente. È una struttura che al di sotto ha dei tunnel di 80 metri dove possiamo installare della strumentazione scientifica assolutamente innovativa per quanto riguarda il monitoraggio dei vulcani. Insomma, questa è veramente un'iniziativa fondamentale. Quel tipo di struttura si riconosce, è molto usata anche in Sardegna, cioè la villa di Monica Vitti è fatta nello stesso modo, esattamente. Stiamo anche recuperando a livello internazionale questo tipo di strutture, e l'architetto era anche invitato all'inaugurazione di questa struttura fondamentale. E poi faremo un focus molto attento su alcune situazioni fondamentali dell'Italia. La zona di Virpinia, che si chiama un Near Fault Observatory, cioè un osservatorio vicino alle faglie attive, in cui scendiamo proprio di scala, quindi non più una singola stazione, ma costellazioni di stazioni sismiche, produzione di dati, probabilmente aumentiamo di un fattore almeno di 3 la produzione dei terremoti che oggi vediamo per esempio nell'area di Irpinia. E l'altro punto strategico ovviamente è l'area dello Stretto di Messina. Qui faremo ovviamente delle installazioni di nuove reti, alcune le vedete lì lungo tutta la costa, sia in ottica di ricerca scientifica ma anche in preparazione, diciamo, di eventuali emergenze che possono esserci sulle coste, diciamo, ricordando, insomma, che è una delle zone più attive al mondo. Accanto a questa, cioè l'implementazione sostanzialmente dell'offerta scientifica, in cui andremo anche su aspetti marini, installeremo dei DART, cioè dei sensori di pressione in fondo al mare. Questo lo facciamo principalmente per avere una detezione rapida delle onde di maremoto, come purtroppo avviene spesso nel Mediterraneo, molto più frequente di quello che pensiamo.
E quindi avremo una detezione, diciamo, a largo, nello Ionio, direttamente di onde di maremoto che si propagano magari dalla Grecia o dalla Turchia, per esempio, come abbiamo visto nell'ultimo caso. Insomma, accanto a questa grande produzione scientifica dobbiamo occuparci anche di due aspetti, cioè la disponibilità del dato alla comunità scientifica. Quindi faremo dei portali, sostanzialmente dei portali per le geoscienze e vado direttamente alla successiva, questo è un po' il punto centrale del nostro progetto, tutti i dati che verranno prodotti da questo progetto, che ovviamente riguarda la sismologia, la geodesia, lo spazio, insomma, tutto quanto, verranno gestiti da un unico portale per le geoscienze e per l'osservazione dello spazio. Ovviamente questo aspetto ha bisogno di connettività, ha bisogno anche di calcolo collegato ed è una delle iniziative, secondo me, più qualificanti questo progetto, perché farà il salto verso una gestione aperta dei dati, che è una delle caratteristiche necessarie per l'Europa, insomma. Infine, due parole su Faber, che è stato accennato prima. Faber è, al contrario del Near Fault Observatory, è un acronimo che vuol dire Far Fault Observatory, perché diciamo, la Sardegna è un po' un unicum geologico all'interno di tutta l'area del Mediterraneo, perché è una zona stabile, al contrario di tutta, diciamo, le aree che subiscono lo scontro dell'Africa verso l'Eurasia, la Sardegna non mostra evidenze importanti di deformazione al suo interno. Abbiamo reti geodetiche che lo testimoniano e più una sismicità molto bassa, non è che non ci sono terremoti, ma la sismicità è molto bassa, quindi è un candidato ideale per fare della ricerca a livello globale sui segnali che arrivano dal mondo, dall'altra parte dei terremoti che provengono da qualsiasi parte del mondo, per studiare la struttura profonda dell'area del Tirreno, per studiare caratteristiche geologiche della Sardegna a tutte scale e diciamo sostanzialmente a tutte scale temporali e spaziali. Insomma, quindi è un progetto che vede la creazione di un osservatorio sismologico proprio nelle miniere di Sossenatos, ovviamente è in continuità con ETIC, con il progetto di ET, perché sostanzialmente abbiamo un ruolo anche di controllo del rumore sismico di fondo. Comunque pensate che questo sito della Sardegna, tra le migliaia di siti che esistono al mondo dove sono stazioni sismiche, è diciamo, il trentesimo sito più quieto proprio al mondo. Quindi questo fa della Sardegna e del sito di Sossenatos realmente un posto unico. In Italia non ci sono altri posti dove possiamo registrare il silenzio che viene, diciamo, dal profondo della terra. Insomma, segnali veramente rari, però ovviamente interessantissimi. Questa silenziosità di questo sistema ci permette di andare a studiare appunto segnali ben diversi. E il progetto prevede l'installazione di diverse strumentazioni molto sensibili, come gravimetri assoluti, strain meters, stazioni sismiche a larga banda, quindi registriamo l'intera banda di frequenza che viene messa proprio dalla. E insomma, anche sismometri rotazionali, insomma, un'offerta sismologica unica al mondo. Effettivamente, questo non è un laboratorio dove testare strumentazione, ma è proprio un osservatorio scientifico e sismologico di primo ordine. Insomma, il progetto MIT ci dà questa possibilità e penso che riusciremo veramente a trasformare questo osservatorio in qualcosa di importante. Fra l'altro, questo tipo di osservatorio sarà anche un'area dove faremo delle scuole e dei master, perché il training è ovviamente uno degli aspetti più importanti di questo progetto. Faremo 3 scuole internazionali, una per ogni anno del progetto, che si occuperanno proprio di formare nuovi ricercatori su strumentazione che non hanno, diciamo, altro modo di poter lavorarci sopra, mettendoci proprio le mani, insomma. Quindi crediamo molto in questo progetto e ribadisco l'importanza del fatto che stiamo lavorando insieme all'INFN per ETIC come controllo per quanto riguarda anche il rumore sismico presente nell'aria, insomma. Quindi, per chiudere, insomma, alcuni punti fondamentali, a mio avviso, è uno dei più importanti low noise underground geophysical observatory che esistono attualmente nel mondo, quindi è un po' un unicum, ed è un ambiente molto collaborativo perché abbiamo rapporti con l'Università di Sassari, Cagliari, La Sapienza, Federico II, insomma, tutto il mondo universitario è collaborativo su questo punto, ovviamente gli NFN, eccetera. E proveniamo, diciamo, da una serie di esperienze pregresse ben conosciute qui anche in regione, come SAS-GRAV, eccetera, e appunto ospiteremo nel 2025 la prima scuola internazionale proprio nell'osservatorio sismico di Sossenatos. Questo
questo in grandi linee, in pochissimo tempo, ma penso che il succo principale, diciamo, di questo progetto, e vi ringrazio. Molte grazie anche per la sua brevità, nonostante la complessità anche in questo caso delle tematiche. È emerso anche qui l'occasione dell'alta formazione, la collaborazione, chiamiamola la sinergia, no, fra i diversi enti di ricerca.